la Costituzione, che è un'istituzione pubblica. Ci sono tanti altri colleghi, centinaia e migliaia di colleghi che nelle altre piazze come noi stanno manifestando, che stanno manifestando questo atto d'amore. Un'ultima cosa voglio dire al ministro che ci ha dato degli squadristi: vorremmo insegnare la differenza tra essere squadristi ed essere squadra. Noi siamo squadra, non siamo squadristi. Noi siamo una grande squadra che porta avanti questo video. Un saluto a tutti i miei colleghi. Oggi ho l'onore in questo marco di presentarvi gli interventi dei rappresentanti di sindacati che oggi hanno reso possibile questa grande manifestazione inducendo lo sciopero generale. Oltre al mio discorso, sentirete i discorsi dello SNAS, della CISL, della UIL e della CGL. Inoltre sul palco c'è anche il segretario generale CGL, Susanna Camusso. Il segretario generale CISL, Carmelo Barbagallo. E il segretario confederale CISL, Maurizio Bernasca. Colleghi, oggi in questa piazza c'è la vera buona scuola. I visi e i cuori di chi rappresenta realmente la scuola italiana, che si contrappone e smentisce la buona scuola programmata a chiacchiere da Renzi con le slide, con cui loro vorrebbero da assoluti incompetenti rovinare il nostro lavoro quotidiano, ma noi glielo impediremo. Esattamente la visione opposta al modello autoritario che vuole imporre la buona scuola attraverso il concetto di uomo solo al comando, il potere assoluto del preside che noi dobbiamo assolutamente contrastare. Non è possibile che il preside diventi l'unico responsabile della didattica, l'unico a decidere il piano triennale dell'offerta formativa delle scuole, l'unico a scegliere i docenti della sua scuola senza nessun vincolo, con criteri personalistici. Questa è un'aberrazione giuridica, un'aberrazione sociale, un'aberrazione politica. La nostra Costituzione. Siamo stufi delle innumerevoli riforme che si sono susseguite durante questi anni. La scuola non può essere un laboratorio dove ogni governo esercita un vuoto riformismo a tutti i costi, dove ogni anno ci impongono delle norme che peggiorano il nostro modo di insegnare. Vogliamo ricordare al governo che prima di mettere mano all'eccezionalità di una riforma, pensi a mettere a posto l'ordinario. Abbiamo il contratto collettivo nazionale scaduto da 7 anni. Da 7 anni i nostri studenti sono al palo e per di più il 2013 è ancora bloccato per la professione di carriera. Chiediamo a gran voce al governo di iniziare a rispettare le regole attuali. Chiediamo l'apertura immediata delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. E solo successivamente potremo fare insieme ai docenti una riforma condivisa.
molti colleghi imperiali sono su questa piazza. Questo vuol dire che il piano del governo è miseramente fallito. Il governo voleva mettere contro generazioni diverse di docenti, ma non ci è riuscito. Siamo un'unica forza, siamo un unico blocco. Chiediamo tutti noi insieme da subito l'immediata emanazione di un decreto legge per l'assunzione di tutti i precari dal 1° settembre prossimo. L'arte e la scienza sono libere e libero dell'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Non si può lasciare la scuola, l'istruzione in mano ai privati. È una cosa che entra in conflitto con i nostri principi costituzionali, entra in conflitto anche col buon senso, perché i privati si devono occupare dell'economia, di fare profitto, non di formare le generazioni. E allora noi diciamo no, no a quello che vogliono far diventare la scuola, un mercato ortofrutticolo, un mercato delle vacche, dove il docente è il padre della graduatoria territoriale, che sia regionale o provinciale, in attesa che vada un dirigente e lo vada a prelevare perché è organico al suo progetto di scuola. Ma dove siamo? Ma dove la scuola viene decisa da un unico individuo? Questa è la cosa più grave che si sia fatta da un decennio a questa parte. È una cosa che dobbiamo formare a tutti i costi. Volevo dire ancora una parola sul discorso dei precari, perché in maniera subito stanno cercando di mettere gli uni contro gli altri, di dire che questa scuola, che questa riforma è fatta per assumere i docenti precari. Non è vero, non è vero. Lo Stato è costretto da una sanzione della Corte di Giustizia Europea ad assumere il personale a tempo determinato. E in questo progetto di riforma, ricordatevi che c'è un articolo 21 con 14 deleghe al governo e che le premesse non sono quelle di assumere tutti i precari, al contrario, chi non riuscirà a entrare di ruolo, quel numero esiguo che ancora dobbiamo conoscere, resterà definitivamente fuori dalla scuola. E non si potranno rinnovare neanche i contratti triennali. Chi ha già 3 anni a tempo determinato non potrà lavorare. Questo è un attacco anche contro il personale a tempo determinato, che lo Stato fino ad ora ha sfruttato, uno Stato pezzente che va a risparmiare a parte centinaia di euro sulle ferie dei lavoratori precari, dei lavoratori della scuola che vengono licenziati, assunti e non si pagano neanche le ferie. Concludo. In questi giorni ci sono già delle aperture. Il ministro Boschi, il premier, il ministro Giannini hanno detto che non è modificabile questo disegno di legge, che si può emendare, e stanno presentando gli emendamenti, ma noi diciamo che